Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mai Intestita. È una vita che non teniamo su Mai Intestita. Quanta vita è che non passiamo su Mai Intestita? Troppa vita, ma purtroppo la vita ha poche ore e le ore per registrare in questa vita non sono tantissime, purtroppo. Altrimenti io registrerei molto più di quanto, non lo so, per esempio, mangiassi, perché mangiare è meno divertente di registrare. Quindi, evviva a registrare! No, comunque. Tanto che non mi ricordo più che cosa stessi facendo, ma mi pare che volessimo creare una zona qua di trattamento di tutto, molto più potenziato, con molta più energia, molto più battery pack, molto più generatori, eccetera, eccetera. Avevamo bisogno però di copper, non ne avevamo trovato tanto l'altra volta. Allora ci eravamo posti il dilemma, ma non è che magari il copper viene generato in modo diverso in base all'altezza? E la risposta è sì. E adesso vi mostrerò perché. Facciamo un piccolo excursus. Vi mostro, insomma, questa cattura finestra. Siamo all'interno delle cartelle di Mindtest, come potete vedere. Mindtest Games, Mindtest Game, Mods Default. Perché, come sapete, Mindtest è strutturato sotto una cartella del gioco, che è il mio gioco principale, Mindtest Game, che è strutturato sotto tutte le varie mod principali che sono presenti di default, tra cui la mod default dove abbiamo la generazione della mappa che io ho aperto e vi vado a mostrare. Allora cambiamo solo un attimo qui, cattura finestra, catturiamo questo. Ok, voi dovreste vederla. Allora, quello che noi ci interessa trovare è il copper in questa zona, quindi cerchiamo copper. Siamo qui in questa parte dove c'è la registrazione di come vengono spawnati i minerali quando viene creata la mappa. Allora andiamo nella sezione del copper. Il copper si divide in due generazioni, una che possiamo vedere che parte dal livello meno 16 e arriva al livello meno 63, e una che parte dal livello meno 31.000 arriva al meno 64. Non so se qualcuno mai è arrivato a meno 31.000, ma alla fine sembra che sia l'ultimo momento in cui vengono generati i minerali in generale. Allora, quello che cambia non sono i primi tre dati, perché entrambi, cioè tutti e tre dicono dove viene generata, cioè al posto della stone, viene creato della stone con il copper e il tipo, cioè viene sparso, ecco, scatter. Quello che cambia sono class scarcity, class num ores e class size, che sono quello che influenzano, diciamo, la dimensione, la frequenza e la grandezza del cluster, che è un insieme di più blocchi di quel minerale. Come potete aver notato, in generale su Mindtest, ma anche su Minecraft, quando troviamo un minerale è molto probabile che ce ne siano nei dintorni un paio di altre unità. Allora, quello che è abbastanza comprensibile sono class size, che ovviamente più grande è, più è ampio lo spazio in cui viene distribuito, e class num ores è quanti minerali ci sono all'interno di quel cluster. Il numero invece precedente, class scarcity, è quanto è probabile che venga generato un cluster di quel minerale all'interno di una zona dove c'è della stone. È molto poco intuitivo, perché qua abbiamo 999 e qua 12, 12, 12. Quale sarà più frequente, il 12 o il 9? Boh, non lo so. Allora sono andato a controllare, per esempio, il diamante. Il diamante è una class scarcity di 17, 17, 17. Oppure di 15, 15, 15, che è molto più alta di 9, 12. Mentre invece se andiamo a vedere il copper, che è probabilmente il minerale più facile da trovare, il copper, il coal, che è il minerale più facile da trovare, sono 8, 8, 8 e 24, 24, 24. 24 è difficile, ma perché ovviamente è una seconda generazione, cioè c'è una generazione più rada e una generazione più frequente. Questa più rada ha un num di ore molto più ampio, cioè un grande quantitativo di call, quindi questa è più rara perché è molto grande. Mentre quella che noi troviamo solitamente è questo genere di generazione, cioè una in cui circa ce ne sono 8 di unità di copper e ha facilità 8x8x8. Quindi in realtà
Il nostro copper non dovrebbe essere molto più difficile da trovare del coal. Come vediamo qua, 999, dove tra meno 64 e meno 31.000. Quindi stavamo cercando il punto giusto. Probabilmente siamo stati solo molto sfortunati. Quindi, allora, andiamo qua, eliminiamo questa cattura finestra e torniamo al nostro mondo di Mindtest. Scusatemi. Quindi direi che l'ideale per fare tutto ciò... avevamo messo a ricaricare la roba, sì. È di tornare giù sotto e cercare dell'altro copper a questo punto, visto che ne abbiamo bisogno di quantità, direi, praticamente claustrofobiche. Dovremmo fissare anche questi... Mi sembrava di averlo fatto, ma in realtà forse no. Bisogna fissare questa generazione degli alberi qui perché può essere molto... Ah, tra l'altro andiamo, scusate, di corsa ad attivare la World Anchor perché questa purtroppo non funziona mai, cioè bisogna riattivarla ogni volta manualmente quando si apre il mondo. Allora, questi a destra funzionano tutti, sì, ma quelli a sinistra si buggano. Cioè, certe volte l'albero è un blocco più alto e viene tutto rovinato da ciò. Allora, noi di cosa avremmo bisogno per sistemare sta roba? Sistemiamola subito così non ci pensiamo più. Avremmo bisogno di mese con verticale e un node breaker. Allora, corriamo su molto rapidamente. Allora, quindi abbiamo bisogno di 10 node breaker, vero? Perché ne abbiamo fatte da 10 la fila, se non ricordo male. 10 node breaker vuol dire un sacco di risorse. No, erano... Non sono più sicuro che fossero 10. 10 mi sembra esagerato. 3, 6, 9, 10. Invece sì, erano proprio 10. Mannaggia, quanti cavoli di node breaker ho fatto per fare quella farm là? Un'infinità. Allora, abbiamo bisogno di 10 pistoni. Della stone dovremmo avercela tipo qua. Sì. Questa c'è. Del mesecon dovremmo averlo qua. Questo è verticale, ma abbiamo anche quello orizzontale, ottimo. Del legno ce l'abbiamo già direttamente qua nel nostro inventario. Facciamo che trasformare 10 planks, cioè 10 blocchi. Allora, dei picconi di mese, ne abbiamo bisogno di 10, quindi prenderei 30. Di quello e mi servono 60 stecchetti. No, no, me ne servono 20 stecchetti. Ok, quindi direi che possiamo sfruttare l'autocrafter che abbiamo qua per fare le cose. Allora, 1, 2, 2, 3 e 1, 2. Ok, così intanto lui ci fa i picconi. E abbiamo bisogno poi dei... avevamo detto dei... Allora... Queste ne abbiamo. Questi ne abbiamo. Ferro. Ne abbiamo. Quindi direi che facciamo... Copia. Ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Ottimo. Questi li riprendiamo. Il ferro lo rimettiamo a posto. E il mesecon ce lo teniamo. Ho avuto un'ottima idea quel giorno in cui ho deciso di lasciare un autocrafter qua perché in questi casi serve davvero tantissimo. Sono 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ottimo. Allora, prendiamoli tutti. No, prendiamo anche questi. Ok, lo spegniamo, poi facciamo che mettere a sto punto già direttamente. Allora, così facciamo più in fretta. Puff, poi questo, poi aveva bisogno del mesecon, poi aveva bisogno di questi. Allora, 1 e 1 e 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 1, vero? Sì. Andiamo così ce li fa direttamente lui. Ok,
3, 5, 6, basta il legno, 7, 8, 9, al pelo. Allora, prendiamo questi, questi, e qua ripuliamo tutto. Ok. Allora, il legno possiamo tenercelo qua nell'inventario che tanto serve sempre. I mesi con ci possono servire la stone, andiamo a ripoggiarla. Ed è già notte. Mannaggia me, mannaggia. Ok, dormiamo. È una nuova mattina oggi su Mindtest. Tra l'altro non sento sonoro da Mindtest. Possibile che non sente niente. Boh. Super strano. Ma cosa tengo le cuffie a fare allora? Poggio via le cuffie che tanto non mi servono, mi ovattano semplicemente il mondo intero. Allora, abbiamo tutto. O quasi. Allora. Che poi tra l'altro è strano che il primo non si, il primo mi sembra che non si sia mai buggato. Sono quelli in fondo che si buggano sempre. Allora. Sotto come funzionava però? Qua non posso metterne un altro, no? Dovrei mettere quello verticale, probabilmente. Ok, così dovrebbe funzionare. Però ho bisogno dello screwdriver. Dovrò screwdriver. Ok. Togliamo questo che mi dà un po' fastidio adesso. Allora, uno, due. Ok. Così dovrebbe funzionare, mi auguro. E torniamo qui. Mettiamo questo. Shift click, ovviamente. Ok. E andiamo a lavorare così. Con molto garbo, no, sono salito un po' troppo. Con molta Greta Garbo, pa, 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 pa. Mi dimentico, uso la rotella nonostante abbia il mouse da gaming con i pulsanti personalizzati. No, però il 7 non ci arriva. Ok, dammi quello. Metti questo. Questo deve essere là di lato. Togli ste schifezze. No, shift click, ok. Saliamo. No, devi girarti. Ok. No, non hai capito niente. Ok. Oh, ottimo. E nope. No, ma no. A quello mancava anche un pezzo addirittura. Non so se l'ho rotto adesso. O se già gli mancava. Ma. Molto strano. Perché là gli manca proprio il pezzo di Mesecon, ovvio, poi che non funzionava.
Ma deve essere che gliel'ho tolto io ora, boh. Può darsi, anche perché quegli affari là basta un piccolo tocco e spariscono nel nulla per sempre, come se non fossero mai esistiti. Allora, tu togli sta roba. Ok, mi è cresciuto un albero in faccia. Questo non mi serve. Mettiamo questo. Un 2. Metti questo affare qua che dovrebbe funzionare, speriamo. E ci siamo quasi. Nah, non sono più capace, cioè ragazzi, basta che non gioco un po' a Mindtest e divento già più il nabbo della Kumba qua. Ancora 3 ne devo fare, ma porca miseria, non si finisce più di lavorare in questa farm di alberi. No, era il 5. 4. Papà, quello era il 7, avrei potuto usarlo. Questo è il, cioè era il 5, avrei potuto usarlo. Questo è il 2. Devo un po' più abituarmi al mouse da gaming. Perché cribbio, ci sono un sacco di funzionalità che mi dimentico di utilizzare. È il 4. E sono così abituato a girarli senza prendere il numerino per numerino, che poi dopo non mi ricordo chi sta dove. Cioè, io di solito utilizzo la rotellina, come avrete potuto vedere nei video passati. E niente, è tutto un altro lavorare con la rotellina perché li passi sempre tutti. E con i numeri fai prima, però i numeri sono scomodi da tastiera, ma con il mouse, con i tasti personalizzati laterali, purtroppo ne ho solo 6, però è già un inizio. È un'altra cosa. Ok. No. Boh, adesso che abbiamo messo tutta sta roba qua, speriamo che sia servito a qualcosa. Buttiamo via queste foglie che verranno aspirate, ok, da qualcuno di molto bravo. Allora, togliamo sta dirt che mettiamo qua. Mangiamo un pezzo di zucca. Il mesico andiamo a appoggiarlo. Già che ci siamo, raccogliamo magari un po' di mese, visto che ne abbiamo consumato una trentina. Ma non l'ha preso l'ultimo. Ehi? Boh, non vuole prenderlo, strano. O che sta laggando di brutto, o boh, si è impazzito, non so cosa dire. Ci sta andando tutto a rotoli in sto mondo. E questo è quanto, allora. Andiamo un attimo. Vediamo un attimo di fare un salto giù sotto la fara. Voglio vedere un attimo se qui funziona tutto. Perché avevamo strutturato. Forse ho fatto un cambio, tra l'altro, dopo lo scorso video. Non mi ricordo se l'avevo mostrato in video questo discorso, ma nello scorso video avevo messo una farm non funzionale, cioè avevo messo i generatori in modo non funzionale, nel senso che era molto più probabile che arrivasse nei primi due che non negli altri due. E cos'è che volevo dire? Che niente, quindi l'ho messo così, perché qui ha comunque un terzo di possibilità ogni volta di andare o sopra o sotto o di lato, e in più ne ho 6 e quindi deve essere molto più performante di quanto non fosse prima. Mentre invece per quanto riguarda qua la farm funziona, questa farm di mossi cobblestone, probabilmente c'è bisogno di un po' di tempo per andare a verificare. 17 ne ha, ma non mi ricordo se erano 17 che le aveva creati o 17 le avevo appoggiati io già là. Dovrei andare a controllare. Poi è un bel po' che non lo apro, quindi non so che cosa.
Cioè, non so quando è l'ultima volta che l'ho aperto, se l'ho lasciato aperto FK o cose strane. Boh. Mi sa che però l'episodio è praticamente terminato qua, perché il tempo è quel che l'è e avevamo da sistemare quella cosa come priorità. Volevo solo vedere se per caso qua non mi si sono buggati i quadri, perché... infatti. Non so chi è che me l'aveva detto, ma... Ok, ah no, adesso sono tornati, ottimo. No, ma non tutti, solo alcuni. E se lo faccio qua? Aggiorno anche quelli. Boh, c'era qualcuno che me l'aveva fatto notare sto discorso qua. Adesso si sono aggiornati tutti, boh. Facciamoci un attimo il giretto. Chi aveva commentato? Chi aveva firmato tra l'altro qua? Ah, commentatore video e Mazzetes. Boh, ancora nessun altro firmato. Ricordate che potete firmare qui il guestbook per aver visitato la galleria d'arte. Una rosa è una rosa, Paolo Villaggio. Il giallo nei tuoi occhi, Bud Spencer. La morte avrà il tuo fiore, Michelangelo. Quel giorno ebbi la maglia, Gino il pilotino. Sussurrai parole al miele, Ape Maia. La forza del suono, di Cesare Pavese. Il viale dei viali che vialleggiavano, Rousseau. Jean-Jacques, proprio lui. L'origine du monde di Bianca Tartoni. Viticoltura eroica di Alcino. Hashtag fuori piove, Lorenzo Repetti. Tarzan. A far l'amore in tutti i luoghi e in tutti i laghi, Ugo di Grante. App muovi in alto. Fotosintesi clorofilliana di Ugo Maldi. Siccome sono ceccata di Anna Marchesini, La tempesta sul mare di nebbia di Canova, Viaggio a Il Giappone di Simone Albrighi, Tutto tace tranne mia moglie, marito disperato 74, San Valentino di Roero di Cortanze, Rio 2016 di Anonimo. E direi che con questa nuova visita, io non me la ricordavo più, ma ho davvero delle idee, ce le ho avute geniali. Per fare quella galleria d'arte, cioè, non lo so se è pazzia o follia o cosa. Comunque, io vi ringrazio per la visione. Mi spiace un po' che questo video non ha avuto molto progress, ma ci tenevo comunque a caricare un nuovo episodio di Mindtest. Se avete dei propositi per farmare il. Cioè, no, dei propositi, dei suggerimenti per farmare il copper un po' più facilmente, vi invito a scrivermeli. E niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!